Aree verdi, terrazzamenti lì dove ora c'è la cava. Presentato al comune di Pagani il progetto di risanamento e riqualificazione della località Torretta, un progetto possibile grazie alla delocalizzazione dell'impresa che attualmente opera in quella zona della città, che si trasferirà in via Mangioni. Abbiamo tenuto in considerazione la risistemazione di eco habitat che erano stati distrutti da un punto di vista sia faunistico che di flora, e abbiamo il recupero di tre terrazzi, quindi tre livelli in piano, che possono dare sviluppare diverse attività ricreative. In più c'è stata una sistemazione idrogeologica per quanto riguarda le acque di ruscellamento e le acque piovane, dove sostanzialmente abbiamo realizzato delle vasche di laminazione che consentiranno un moto molto molto lento per evitare i fenomeni di lavamento e di allagamento che abbiamo sempre avuto a seguito delle forti piogge. Diciamo che i tempi saranno ancora un po' lunghetti, perché dobbiamo completare delle procedure di valutazione di impatto ambientale e credo che dureranno almeno un 7-8 mesi ancora. Il costo è completamente a carico dell'impresa che ha utilizzato quell'area per lo sfruttamento di inerti, e avranno solo un piccolo ristoro dalla vendita di una percentuale ridotta di materiale calcare che non sarà direttamente riutilizzato per le opere di risanamento nella cava di pietra. Un sogno in via di realizzazione per una città, ma anche per la sua famiglia, la famiglia Marrà. Sì, diciamo un sogno, veramente un progetto che la nostra famiglia, in particolare mio padre, porta avanti da più di 30 anni. Tutto questo è possibile farlo in virtù proprio di una delocalizzazione dell'azienda qua, prima di adoperarci per il risanamento, insieme alla macchina comunale, agli ingegneri del comune e ai nostri tecnici, abbiamo pensato prima di tutto a delocalizzare l'azienda, a preservare i posti di lavoro, i costi di una vita, di un'attività che comunque è sul territorio e a favore del territorio da più di 30 anni. Nel frattempo bisognerà portare avanti gli ultimi, insomma, atti burocratici per il decollo effettivo di un progetto, con lavori che dovrebbero durare almeno 3 anni. Diciamo che per quanto riguarda la delocalizzazione siamo al ritiro della concessione, quindi abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per fare un progetto che non dà poi altri disturbi alla cittadinanza per quanto riguarda l'attività che andremo a fare per i prossimi anni. Per quanto riguarda il risanamento, abbiamo già un decreto autorizzativo che ci ha rilasciato con varie conferenze di servizio il Genio Civile. Stiamo a valutazione impatto ambientale. Abbiamo presentato il nostro progetto, che è quello che avete visto. Siamo solo in attesa di una risposta della valutazione impatto ambientale per avere poi il decreto definitivo per partire con i lavori. Venne presentato il progetto di messa in sicurezza e di riqualificazione della località Torretta, un pugno in un occhio che potrebbe davvero cambiare volto. E vederlo, ecco, su carta è già un sogno. Io mi auguro che non resti tale, ma che si possa concretizzare. Il lavoro che abbiamo messo in campo insieme a tutti gli enti che si sono, diciamo, succeduti nella valutazione del progetto presentato dal privato per la riqualificazione dell'area della Torretta Cava, ritengo possa essere un momento importante di questa mia amministrazione, perché finalmente dopo tanti anni si parte con il risanamento di quell'area.